Registra. Ok, eccoci qua dopo il grande giorno. Besrat Hashem, che tutti l'abbiamo potuto sentire, io almeno credo di averlo sentito abbastanza forte e spero anche per voi che abbiate avuto esperienze di sentire dentro qualcosa che si sveglia e si muove, Baruch Hashem. E se andiamo a vedere il mese così particolare che stiamo vivendo, il mese di Tishrei, è possibile vedere il mese diviso praticamente in due parti, poiché anche l'atmosfera che riguarda le due parti si diversifica. Abbiamo visto il lavoro che abbiamo fatto da Rosh Hashanah, fino ad arrivare a Yom Kippur, che ha avuto, per quanto abbiamo spiegato l'altra settimana, che il tipo di tshuva di questi giorni era stato un tipo di tshuva ila'a, che invece di essere soltanto timore del peccato, era accompagnata anche da gioia nel riscoprire la possibilità di unirsi ad HaKadosh Baruch Hu. In ogni caso, tutto questo movimento di lavoro è stato un momento di lavoro interiore, accompagnato comunque da un senso di timore in ogni caso. Mentre poi la gioia vera e propria, in modo manifesto, come dire, scoppia. Ed è un buon modo di dire, in ebraico si dice, dalla fine di Yom Kippur. Addirittura c'è chi è stato dal Rebbe nei vari anni a Yom Kippur racconta che ancora, cioè, in genere all'inizio, quello che ho sentito, il posto dove si prega erano tutti allo stesso livello, cioè anche nei giorni normali il Rebbe prega dal suo posto, però allo stesso livello. Nei giorni a Yom Kippur viene messa una pedana, viene elevato il suo posto perché il posto si riempie più che non si può e che tutti lo possono vedere. E dice che con gli anni poi hanno elevato ed elevato ancora la cosa. E cosa succede? Che alla fine della tfilà di Yom Kippur, prima del suono dello shofar, nel momento in cui fino ad ora tutto era stato un lavoro estremamente interiore, di un risveglio a qualcosa che ognuno dentro sé ha sentito, d'un tratto il Rebbe comincia col talit sulla testa e battendo le mani, il Rebbe saliva in piedi sulla sua sedia, cosa che non era così normale vedere, in piedi sulla sua sedia, e per una serie di minuti, cioè non per un attimo, cominciava a cantare come si dice, la marcia della vittoria, marcia di Napoleone, e tutti quanti dietro. Per cui si vede questo incoraggiando e battendo di modo che, sollevandosi praticamente, di modo che tutto questo mare di folla lo vedevi sollevarsi. Cioè che sono stati anni in cui hanno aggiunto strati in cui sarebbe arrivato quasi al soffitto, facendo questa, cioè, entrando già in una gioia manifesta. Ancora prima di suonare a shofar, c'è un passaggio netto. Quindi noi sappiamo che di fatto poi, entro breve nella festa di Sukkot, noi entriamo nella festa che fra tutte le feste che esistono nel nostro popolo, per quanto tutte le feste sono collegate all'inizio della gioia, però l'unica che viene proprio chiamata Sman Simchateinu, il tempo della nostra gioia, è Sukkot. Quindi noi dobbiamo avere chiaro che a Sukkot deve venire fuori qualcosa in modo manifesto, gioia in modo manifesto. Oggi il nostro lavoro sarà riuscire a capire un po' più da vicino questa gioia, come ci si arriva, che cos'è veramente questa gioia. Ora, se vogliamo vedere ancora un po' da una parte la differenza fra il primo periodo di Tishrei e il secondo periodo, che comincia appunto con Sukkot, ma comincia addirittura dalla fine proprio di Yom Kippur, e con Sukkot e fino ad arrivare a Simchat Torah,
vediamo che, nonostante che ci sia differenza, che un periodo è molto più interiore e l'altro periodo è più manifesto, di gioia manifesta, in ogni caso c'è uno stretto collegamento. È come se noi avessimo cominciato un viaggio in un ascensore che ci ha portato su fino a Yom Kippur, a livello che abbiamo ricordato l'altra settimana, che abbiamo vissuto ieri, la rivelazione della nostra Yechidah, della nostra parte dell'animo che è completamente unita al Kadosh Baruch Hu, quindi questa impressione, non solo impressione, realizzazione della nostra unione completa con la Kadosh Baruch Hu, però tutto questo, sia la luce nuova, incredibile, che si è rivelata a Rosh Hashanah, grazie al nostro grido ad HaKadosh Baruch Hu con lo Shofar e all'incoronare il Re, e questa unione, questa sensazione della nostra unione, tutto questo è stato vissuto in modo interiore, spirituale. Cosa succede con Sukkot, e poi andando avanti fino a Simchat Torah, che tutto questo comincia per noi a potersi sentire nel mondo materiale in modo materiale. Vuol dire che la Sukkah stessa è qualcosa che riesce a rivelare a noi, nella materialità della nostra vita, tutto quello che abbiamo provato in modo spirituale e interiore. Oltretutto, la mitzvah della Sukkah è veramente molto particolare rispetto a qualsiasi altra mitzvah. In genere noi siamo abituati che quando facciamo una mitzvah, dove in genere comunque usiamo qualcosa del mondo materiale, perché questo è anche lo scopo delle mitzvot. Le mitzvot ci collegano ad Hashem, ma hanno la funzione di collegare anche il mondo, noi stessi, del mondo materiale ad HaKadosh Baruch Hu, di rivelare l'unità. Per cui per farlo dobbiamo utilizzare una parte del nostro corpo per farle e degli oggetti materiali. Però qui con la Sukkah entriamo in un ambito completamente diverso. Vuol dire che noi siamo completamente circondati da questa mitzvah e non la facciamo con la mano o dicendo, facendo qualcosa. La facciamo semplicemente entrando con tutto noi stessi e facendo che cosa? Mangiando, essenzialmente. Facendo le cose normali, materiali, che faremo in casa. Il fatto stesso che le facciamo nella sukkah, quello diventa una mitzvah, cioè che è incredibile. Quindi rendiamo la nostra vita materiale quotidiana, la eleviamo allo stato di mitzvah, ma una mitzvah che diventa qualcosa che ci pervade e che ci fa sentire, cioè la sukkah è veramente paragonata a un abbraccio di HaKadosh Baruch Hu, però in un modo materiale, cioè ci abbraccia. Noi entriamo dentro e siamo dentro questo abbraccio e lo possiamo vedere. E dove si esprime di più la Sukkah è soprattutto anche nello Schach, nel tetto, che ci fa anche capire in modo pratico come la prima parte di Tishrei è collegata alla Sukkah e si rivela materialmente nella Sukkah. Noi sappiamo che quando suoniamo lo shofar, e lo shofar è il nostro grido interiore che ci rivela questo punto profondo nostro di unione con HaKadosh Baruch Hu, il numero di suoni dello shofar, nelle loro diversità dei tre tipi di suoni, tutti insieme fanno 100 suoni, cioè ci sono 60 tkiot, 20 shvarim e 20 trua. Se noi prendiamo questi numeri 60, 20 e 20, fanno 100. Ora, se samech, kaf e kaf, se lo leggiamo, diventa schach. Vuol dire che il tetto della sukkah corrisponde ai 100 suoni dello shofar. Vuol dire al grido dello scoprire il punto più profondo e vero della nostra anima che grida ad Hashem e produce l'unione con HaKadosh Baruch Hu. Tutto questo è contenuto nel tetto della Sukkah. Cioè, provate a pensare, e non soltanto, ma se pensiamo anche a come è cominciata, a cosa si riferisce la festa di Sukkot, sappiamo che
Il tetto è qualcosa che ricorda e simbolizza, e non soltanto simbolizza, lo è in un qualche modo, sia le nuvole della gloria che ci hanno circondato e accompagnato nel nostro viaggio nel deserto, sia l'incenso che si levava dal lavoro del Kohen Gadol nel Kodesh HaKodashim. Quindi tutto ciò che era più la presenza divina che accompagnava, circondava, abbracciava Am Israel nel suo viaggio è quella che noi ci ritroviamo sulla testa. Quindi non so, per me è la festa più bella in assoluto di tutto l'anno, io l'adoro questa festa. Mi ricordo la prima, inserisco note personali, non so se è giusto, ma ricordo la prima volta che ho avuto una sukkah mia, in qualche modo. È stato un periodo in cui sono venuta in Israele con i miei figli dall'Italia per un mese. Abbiamo trovato un appartamento da affittare nel Rova Yehudi, quindi già l'atmosfera lì è del tutto particolare. Ed era stato un viaggio con i miei figli per sondare il terreno per vedere se anche loro accettavano l'idea di trasferirsi qui. E la casa che abbiamo ricevuto aveva naturalmente un cortile e i padroni avevano la loro sukkah, che ci hanno detto se potete usarla. Quindi mi hanno aiutato e per la prima volta su quel bel sukkah di legno. E per la prima volta ci siamo sentiti, io non potrò mai dimenticare la percezione, la sensazione, ma di entusiasmo, di commozione, di gioia di trovarmi dentro questa succa. Da allora, Sukkot, io non mangio, non bevo una goccia fuori da succa, anche se le donne non sono obbligate, eccetera. Ma tanto per me è una cosa cara e preziosa. Ora però volevo, nella speranza che riusciamo a sentirci anche settimana prossima, siccome veramente c'è talmente tanto da dire sia su Sukkot che la Sukkah in se stessa e gli Ushpizin e Simchat Beit Shoeva, c'è troppo da dire di Arbata Minim, per cui se qualcuno desidera che settimana prossima, che è Chol HaMoed, ci possiamo sentire, divido e oggi parliamo di una parte e settimana prossima di un'altra, mi farete sapere. Comunque per oggi passo. Ops. Chiamata persa, cosa succede? Daniela si è scollegata. Aspetta che provo a richiamarla io a vedere se è stata lei a scollegarsi. Eccola qua, eccoci. Prendo un aspetto della Sukkah che non è quello che di solito viene molto trattato, ma dal quale è possibile capire molte cose. Momento, eccoci qua. Uno dei messaggi più precisi e forti della Sukkah lo capiamo, per esempio, da come si può distinguere, ad esempio, che una Sukkah è kasher, va bene. Vi faccio un esempio, indovinate voi, rispondetemi voi. Come può essere che una sukkah, che un qualsiasi rav, viene a controllare e la trova kasher in tutti i suoi particolari, il tetto va bene, tutto quanto è come deve essere, eppure il padrone della sukkah sa perfettamente che non è kasher. In quale caso è questo? Qualcuno ne ha idea? Se qualcuno ne ha idea, apra il microfono e me lo dica. Una succa che può sembrare completamente kasher e non lo è minimamente. Ah. A Bella domanda. qualcuno viene in mente? Niente? Ci volete No. pensare? No? Ve lo Non dico. so. Ok, allora prendiamo il caso, dove succede qui in Israele anche che molti balconi o terrazze hanno già
dei confini, dei muri che possono essere di per loro dei muri della Sukkah, e ci sono anche, c'è una struttura, e sulla struttura c'è un tetto, un schach della Sukkah, che è stato lì tutto l'anno. Se è stato lì tutto l'anno, dall'anno scorso, per quanto la Sukkah sia perfetta in tutte le sue misure, con cose fatte e tutto, ma se era lì già dall'anno scorso, o anche solo dal giorno prima, se era già lì come struttura fissa, niente, non è assolutamente kasher. Per farla kasher, cosa bisogna fare? Bisogna togliere il tetto e rimetterlo. Questo cosa ci insegna? Che tutto il messaggio della Sukkah è che è un'abitazione provvisoria, che è il contrario di qualcosa di stabile. E questo fatto ci dà un messaggio fortissimo, che è il messaggio che poi ci farà capire che cos'è la vera gioia, come ci si collega alla vera gioia. Un altro elemento che ci aiuterà a capire questo è il fatto degli Ushpizin. Noi sappiamo che ogni giorno di Sukkot noi riceviamo degli ospiti spirituali che però sono proprio lì presenti, non è che è una favoletta, ci sono. E oltretutto ci sono due serie di ospiti, perché ci sono gli ospiti tradizionali che citeremo, e poi nella Chassidut si aggiungono anche in parallelo gli ospiti che sono dal Baal Shem Tov in poi. E quando pensiamo agli ospiti, gli ospiti sono vengono poi a visitare secondo un ordine, secondo due ordini diversi, quello che è usato da noi e quello che è il corrispondente all'ordine delle Sfirot, sono Avram Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron, Yosef e David HaMelech. Vediamo infatti che Avram Avinu corrisponde a Chesed, Yitzhak Gvura, Yaakov Tiferet, Moshe Netzach, perché Netzach? Netzach è eternità, qualsiasi azione di Moshe resta per sempre. Aaron Hod, la sua capacità di riconoscere, di ringraziare, di far ringraziare. Yosef Yesod e David HaMelech, come ovvio, Malchut. Ora, noi sappiamo che ogni giorno spicca uno di questi ospiti, inizia Avram Avinu, però tutti quanti sono. Dice lo Zohar che arriva Avram Avinu con altri cinque ospiti, ai quali poi si aggiunge David HaMelech. Per cui ogni giorno sono tutti quanti, ma in ogni giorno ce n'è uno che è a capo della congrega. Ora viene da chiedere perché questi ospiti, noi ricordiamo che vengono proprio in questa festa, perché proprio la Sukkot, e solo la Sukkot, potrebbero anche venire in altro, sono altri momenti dell'anno che potrebbero essere, anche a Pesach potrebbe essere, perché no? Ora, viene anche detto che la festa di Sukkot è come un passaggio dall'estate all'inverno. Noi sappiamo che l'estate è qualcosa che corrisponde a più luce, e luce è sempre qualcosa che risponde a manifestazione, anche manifestazione spirituale, anche a allargamento che la persona sente dentro di sé, apertura, calore. E si passa invece all'inverno, nonostante ci sono persone che adorano l'inverno e non sopportano l'estate, però l'inverno è comunque una stagione più dura, una stagione più buia, e il buio è sempre associato all'ascondimento della luce, al contrario della manifestazione. Quindi l'estate molto più assomiglia a qualcosa che assomiglia alla Geulah, e l'inverno è qualcosa che assomiglia molto di più alla Galuta, al buio. E gli Ushpizin vengono proprio in questo passaggio, dove ci vengono a dare la forza per stare davanti al periodo che ci attende, che
un periodo, l'inverno, come sai tu, è un periodo ricco di potenzialità di lavoro per arrivare poi veramente alla Geulah, ma è un lavoro più difficile, per cui abbiamo bisogno di più brachot e di più forza. È come se a Sukkot in questo momento noi riceviamo aiuto per caricare le nostre batterie e soprattutto caricarle di simcha, di gioia. Andiamo avanti un attimo con la spiegazione, che poi ci vedrà unire di più i pezzi che stiamo un po' toccando uno di qua, uno di là. Vediamo che le feste principali, che sono chiamate Shaloshet Regalim, le tre feste di pellegrinaggio nelle quali ognuno doveva arrivare fino al Beit HaMikdash, corrispondono, anche per come sono chiamate nella Torah, a cicli dell'agricoltura. Quindi abbiamo la festa di Pesach, che è la festa della primavera, dove c'è l'inizio dello spuntare della vegetazione, la semina, l'inizio della crescita, e poi si arriva a Shavuot, che è la festa della mietitura, per arrivare a Sukkot, che è la festa della raccolta, dove il raccolto che hai mietuto lo porti a casa. Ora, tutto questo chiaramente corrisponde a qualcosa di spirituale, perché la Torah non ti sta lì a raccontare solamente cosa facevano allora. È chiaro che allora tutta la vita si basava sia sulla pastorizia che sull'agricoltura, quindi erano dei valori che riempivano la vita delle persone. Ma a noi interessa capire oggi cosa vuol dire per noi, per cui è ovvio che se la Torah ci riporta queste cose è per insegnarci qualcosa che ha a che fare col nostro lavoro spirituale. Quindi, se andiamo a rivedere, torniamo indietro, vediamo che il Chag, no, partiamo dall'ultimo, andiamo al Chag Asif, quello di Sukkot, è proprio il fatto che raccogli tutto quello che hai fatto. Diciamo, se vuoi, quando arriviamo all'ultima festa, che è Sukkot, Simchat Torah, quando arriviamo all'ultima della serie delle nostre feste, se vogliamo andare a tornare indietro a vedere l'inizio, l'inizio vero lo possiamo riportare non soltanto a Rosh Hashanah, ma possiamo tornare indietro addirittura fino a Yetziat Mitzrayim, a Nissan, a Aviv, la festa, festa di... che è la festa dove le cose cominciano a spuntare. E se torniamo indietro, vediamo che da lì abbiamo cominciato un lavoro. Questo lavoro che abbiamo cominciato e che corrisponde, se vogliamo vedere in modo agricolo, cosa succede quando tu hai seminato e cominci a vedere spuntare il tuo lavoro, il risultato del tuo lavoro. Quello che è richiesto a te in quel momento è fede, sperare, avere fede che le cose verranno su bene, però in tasca non hai ancora nulla. E per noi quel periodo lì è stato anche il periodo dell'inizio di tutto, è stato anche il periodo del uscire dalla schiavitù, uscire alla libertà. Poi abbiamo avuto un passaggio che è stato quello di Shavuot, che in senso ruhani, in senso spirituale, è stato un rafforzamento per aver avuto, ricevuto, preso la Torah, e viene chiamata però, questo periodo agricolo, questa festa, viene anche chiamata la festa, il periodo della mietitura. Vuol dire che lì cominci già a raccogliere di quello che di quello che hai seminato, della fatica che hai fatto. Però quando tu, qual è l'atteggiamento? Se prima era la fede, qui potresti già cominciare ad avere una certa dose di gioia per aver mietuto il tuo prodotto. Però il fatto che tu l'abbia lì in covoni nel campo non vuol dire ancora che ce l'hai in tasca, semplicemente come quando ricevi un assegno, per quanto sia un assegno bello nutrito, finché non l'hai portato in banca e non si è trasformato in denaro contante sonante, non hai la certezza, la sicurezza. Per cui solo quando arrivi alla festa di Sukkot, che ti porti il tutto a casa, finalmente hai la certezza. Quindi è un passaggio
da una situazione di completa incertezza dal quale cominci il tuo viaggio, come Bnei Israel che sono usciti nel deserto, per quanto accompagnati da Mosè, da Kadosh Baruch Hu, però è lasciare qualcosa che conoscono per qualcosa che non conoscono, per cui veramente avviarsi a un cambiamento completo della tua vita è una grande incertezza. Arrivare alla Torah è già stato un momento in cui abbiamo avuto qualcosa in mano di nostro, però solamente quando arrivi, ti insedi nella terra di Israele, hai il tuo campo, l'hai veramente e porti a casa il tuo raccolto e ce l'hai ed è tuo, finalmente ti puoi mettere l'animo in pace e puoi essere in gioia. E proprio in questo momento in cui sei felice perché hai la tranquillità che il frutto del tuo lavoro l'hai accumulato ed è lì in casa, cosa succede? Hashem ti manda fuori, dice tu non stai in casa adesso, stai fuori in che cosa? In una capanna, in un posto completamente provvisorio. Quindi cosa ci viene a insegnare questo? Cioè è il grande insegnamento della Sukkah come luogo provvisorio ed è un insegnamento molto forte. Perché Hashem ti sta dicendo che proprio nel momento in cui tu rischi di sentirti il tuo ego che si gonfia e cresce, perché? Perché hai fatto fatica, hai lavorato, hai finalmente il frutto del tuo lavoro e te la sei messo in tasca e ce l'hai lì, veramente puoi uscire con l'impressione del, come diceva Parò, che io mi sono fatto e tutto dipende da me. Quindi quando c'è questo rischio qui, Dio ti ricorda che sei in una situazione provvisoria, che di fatto niente è tuo. Qualcosa che avevamo già ricordato settimana scorsa quando abbiamo parlato, se vi ricordate, del venire vestiti tutti di bianco a Yom Kippur, che ricordava le ragazze vestite di bianco con vestiti prestati. Questo ricordarsi che di fatto non hai niente è tuo. E perché è così importante questo fatto? Allora, se noi parliamo di gioia, nella nostra vita normale, se non ci fermiamo a riflettere, se non studiamo Chassidut, per noi gioia è avere dei motivi per sentirsi contenti e felici. E questi motivi diventano spesso e volentieri nella nostra vita qualcosa che noi inseguiamo, a volte raggiungiamo, e quando raggiungiamo ci appoggiamo su questi e li afferriamo come la nostra ancora e la cosa veramente importante è la fonte del nostro benessere. Quando noi abbiamo questo atteggiamento interiore, finisce che perdiamo di vista veramente il tutto, perché finché la soddisfazione, il nostro sentirsi una gioia vera dipende da qualcosa che viene da fuori, vuol dire sta semplicemente a provare che il mio stato naturale non è uno stato di gioia. Io manco di gioia e per raggiungere uno stato naturale di gioia devo arrivare a un successo materiale, a ottenere qualche cosa che sia il lavoro, che sia tutte le cose che ci necessitano, e nessuno viene a dire che noi dobbiamo essere degli asceti che non inseguono e non ottengono dei risultati del proprio lavoro. Il problema diventa quando i risultati del nostro lavoro si trasformano in qualcosa che sono solamente i risultati del mio lavoro, io l'ho fatto e questo è la prova di chi io sono, mi rappresenta, mi definisce. Quando si verifica questo, vuol dire che io sono completamente distaccata dal mio vero io, che è l'unica cosa che potrebbe darmi una vera gioia. C'è la famosa storia che tutti conosceranno, è stata adottata anche nella cultura italiana, delle storie tradizionali,
che è la storia della ricerca dell'uomo contento, se la ripetiamo un attimo comunque, del re che si era praticamente ammalato di depressione acuta e nulla al mondo riusciva a renderlo felice, e intorno tutti preoccupati a capire cosa fare per aiutarlo, finché qualcuno ha avuto l'idea di dire: se trovate la camicia dell'uomo, di un uomo che veramente è completamente felice e la portate al re, questo lo trasformerà in una persona felice. Quindi vengono mandati corrieri e inviati del re in tutto il regno a cercare una persona completamente felice. Solo che ogni momento che sembrava di averne trovata una, tipo quello in osteria che sul tavolo balla e canta e che sembra non avere un problema al mondo, una volta interrogato, certo, io sono più felice del mondo. Però una volta interrogato più a fondo, fa: cosa vuol dire che non hai nessun problema, niente che ti... Dico, no, non esageriamo. Sono felicissimo, però una volta che torno a casa mia moglie mi becca, dopo che ho bevuto con gli amici tutto il giorno in osteria, la devo sentire, non è piacevole, però pazienza, domani torno qui, ricomincio a bere e sto felice e contento. E così la persona ricca e straricca, dice: ma tu sei felice? Certo, non mi manca niente, sono super felice. E cosa vuol dire che niente ti preoccupa? Non si può dire che niente preoccupa. Si sa che tanti averi, anche tante preoccupazioni. Poi girano, girano, girano. Ma scusa Ruth, scusa che ti interrompo. Sì. Siccome questa frase che hai detto è molto importante, me la puoi ripetere quella dell'osteria? Proprio quella dell'osteria. Era un esempio, Sì, perché? voglio dire, l'esempio della persona che sta lì e è apparentemente completamente felice perché ride, balla e canta ed è felice. Quando uno gli chiede: sei contento? Ma certo, sono pieno di gioia, sono felice e tutto. Se va a scavare e chiede ancora: ma cosa vuol dire che non hai nessun problema? E quello gli risponde: sì, no, non è che non esiste che uno non ha nessun problema. Quando stasera torno a casa da mia moglie, che mi becca, che ho bevuto tutto il giorno con gli amici e sono ubriaco a casa, me le devo sentire da mia moglie, però che importa, tanto domani torno qua e risto con i miei amici e sto contento. E il messaggio pulito di Non siamo questo arrivati alla aforisma qual è? No, che fino adesso abbiamo trovato persone che sembrano felici, ma non hanno la Ah, completa ecco. felicità. Arriviamo Ho alla fine capito. della storia che dopo aver cercato per tutto il regno, aver incontrato persone che all'inizio sembrano del tutto felici, ma a scavare non sono del tutto felici, finché arriva uno che sdraiato in riva al mare, che da solo che canta, canta, canta felice. Vanno lì e gli chiedono: ma cos'hai da cantare? Cioè, perché sono contento. Ecco, perché sei contento? Ecco, perché c'è un motivo per essere contento, sono felice. Ma cosa fai tu per vivere? Ecco, cosa faccio per vivere? Vivo! Ma dove abiti? Qui. Ecco, ma cioè, questo qui non sembra non aver bisogno di niente. Quando capiscono che questo veramente non ha famiglia, non ha lavoro, non ha niente, non ha nessuna preoccupazione ed è semplicemente felice e chiede: ma perché? Ci vuole un motivo per essere felici? Io semplicemente sono felice. Capiscono che hanno trovato la persona giusta. E quando capiscono che hanno trovato la giusta, tutti contenti che possono salvare il re, gli dice: per piacere, dammi la tua camicia. E dice: ma non vedi che io non ho una camicia? Questa è la fine della storia. La fine della storia è che finché ti appoggi per la tua sensazione di gioia a qualcosa di materiale, niente, non vuol dire che tu non devi avere cose materiali nella tua vita che anche ti danno piacere. Non è questo che stiamo dicendo. Ma quando tu ti appoggi completamente sui tuoi seghim, le cose che riesci a conquistare materialmente, che ti danno la sicurezza e la gioia e soprattutto anche la definizione di chi sei, tutto questo ti allontana completamente dalla possibilità di sentire l'unica gioia vera che è quella del tuo io profondo. È vero. E una prova è, eccola lì, la prova è lì dietro di te, Lorella.
Questa bellissima bambina, se tu vedi un bambino ancora più piccolo e un neonato, se un neonato non ha né mal di pancia e non ha fame, non è triste, è sempre allegro, 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 perché la natura con la quale noi siamo stati creati, ma quanto è bella sta bimba, la natura con la quale siamo stati creati è di gioia, è gioia, l'anima divina nostra è gioia, è pura gioia. Tutto quello che si è rivestito su di noi dopo, che ci tira giù, è qualcosa di esteriore che non fa parte di noi, non è nostro. Però finché noi ci attacchiamo a queste cose esteriori, e sono Si quelle con... sta specchiando, si sta specchiando perché si vede l'immagine. Grazie Ruth, è bellissimo. Adesso ho approfondito di più. Bellissimo. Grazie. Quindi il grande insegnamento della Sukkah è proprio questo, quando più di tutto nel momento dell'anno hai motivo di sentirti più sicuro e più contento perché hai portato a casa il frutto di tutto il tuo lavoro, in senso Ruhani è anche il frutto di tutto il tuo lavoro da Yetziat, da Pesach fino ad oggi, tutto il lavoro spirituale anche che abbiamo fatto, e hai tutto, l'ultimo insegnamento, la goccia che veramente dà senso poi a tutto, è ricordarti un momento, tutto quello che hai intorno, in questo mondo ti devi sentire, e questo è secondo un insegnamento che ci aiutano gli Ushpizin, come un ospite, come che nulla di quello che hai è veramente tuo. Abbiamo detto perché? Perché quando senti completamente tuo e quello ti definisce, quello ti realizza, ti stacca dalla possibilità di congiungerti al vero tu, che è quello che dà l'unica vera gioia. Però la storia degli Ushpizin è strana, perché da una parte dici, gli Ushpizin ti vengono a insegnare che noi dobbiamo sentirci qui nel mondo come ospiti. Dicevo, come come ospiti? È stato anche detto che... un momento che la vado a cercare, ti pareva. Bishvilini Braolam, cioè, per me è stato creato il mondo. Quindi da una parte mi viene detto che per me è stato creato il mondo, e dall'altra parte ti viene detto che tu ti devi sentire qui come un ospite. Ma andiamo a vedere l'esempio di Avraham Avinu, che è il primo ospite, ed è quello in... nel primo giorno anche più importante, poi però in tutti i giorni è presente Avraham Avinu. Avraham Avinu, se andiamo a vedere la lezione che lui ha ricevuto da Kadosh Baruch Hu, è stato che Kadosh Baruch Hu, una cosa dopo l'altra, gli ha tolto tutto, gli ha tolto qualsiasi cosa sulla quale lui avrebbe potuto cercare di far presa. Quindi gli ha tolto la patria, la casa del padre, gli ha tolto la moglie quando è andato in Egitto, gli ha tolto il figlio Ishmael, gli ha tolto a un certo punto, pensate, gli ha tolto anche Isaac, gli ha tolto il nome, aveva un nome, gli ha tolto anche quello. Non c'è niente che gli ha lasciato. E questo è l'insegnamento di non appoggiarsi veramente su niente, se si vuole trovare il nostro punto interiore, dove veramente lì solo ci possiamo appoggiare, perché quello è la verità, quello è il punto vero. E questa impressione, questa lezione che Hashem ci dà, non ce la dà solamente, come dire, medita su questo, ma ce la dà in una maniera in cui noi possiamo sperimentarla sulla nostra pelle, perché ci manda fuori a vivere nella Sukkah, cioè in un periodo dove può piovere, dove comincia a far fresco, dove uno comunque starebbe più comodo a casa sua, col masgan, col condizionatore, sia per il caldo che per il freddo, secondo di come fuori, è molto più comodo, viene mandato fuori, e fuori deve vivere in una situazione che non è la più comoda, per quanto arrangi la succa nel modo migliore, non è come essere a casa tua. Però è quello che ti fa realizzare
la scala di valori, cosa è vero e cosa non è vero, su cosa ti devi appoggiare e su cosa non ti devi appoggiare. Quindi, proprio quando viene detto che, se noi proviamo a pensare alla Galut, viene detto Tzedakah asa Kadosh Baruch Hu shepizra Israel baumot. Ben Aumont, vuol dire che HaKadosh Baruch Hu ha fatto una cosa giusta, ha fatto una cosa, un atto caritatevole, una cosa giusta, nel momento in cui ha disperso il popolo di Israele fra le nazioni. Cosa vuol dire? Ma addirittura prima di spiegare cosa vuol dire questo, vediamo ancora qualcos'altro. Nel libro dei Re, quando si parla probabilmente forse anche del tempo del primo tempio, e forse addirittura alla fine del primo Sukkot che si è festeggiato quando c'è stato il tempio, viene detto nell'ottavo giorno, quindi alla fine della festa, congedò il popolo, essi benedissero il re e tornarono alle loro tende, contenti e allegri per tutto il bene che il Signore aveva fatto a David suo servo e ad Israele suo popolo. Quindi ancora prima di uscire in esilio, che cosa ti viene a insegnare qui? Cos'è che c'è di strano in questo verso? Siamo al periodo del primo tempio. Vuol dire che tutta la terra di Israele è stata insediata. Tutta la terra di Israele che ci è stata data allora. Quindi ognuno aveva la sua propria parte, aveva la sua propria casa, la sua propria villa col giardino, tutto quello che si deve. Eppure cosa viene a dire? E tornarono alle loro tende, contenti e allegri per tutto il bene che il Signore ha fatto. E dopo essere stati attaccati da Kadosh Baruch Hu nel tempio, dove erano andati per la festa, aver provato l'unione con la Kadosh Baruch Hu, quindi anche la rivelazione del proprio vero io, aver sentito la gioia, cos'è la gioia vera, tornare a casa è come tornare a una tenda. Non c'è più la sensazione di qualcosa. Questo è mio, questo è stabile, questo è io e io. C'è la sensazione che l'unico io vero è quello che scopriamo nel momento in cui ci avviciniamo alla cosa e riveliamo la parte più vera di noi. Ma questo può succedere solamente quando sento che il mondo esteriore, le cose alle quali in genere io mi aggrappo, sono invece quelle Arai. Provvisorie e non sono le vere cose. Quindi, cosa succede di fatto? Che quando siamo stati sparsi in ogni luogo, cioè già lì, quando eravamo in Israele al periodo del Tempio, l'unico modo per avere questa impressione era sentirsi come in una tenda. Però quando comunque Dio ha avuto bisogno di sperderci, probabilmente anche perché abbiamo smesso a un certo punto di sentirci come in una tenda lì, ma ci ha sperso e ci ha disperso in ogni angolo del mondo. In che condizione ci siamo trovati? Ci siamo trovati finalmente alla condizione di non sentirsi a casa nostra, di sentirsi che tutto quello che è intorno non è nostro, è provvisorio. E questa è la condizione ideale. Non vuol dire che poi uno non si deve creare delle sicurezze nella vita, non deve lavorare, per carità, non è quello che si sta dicendo. Si sta dicendo che quando vieni mandato e perdi la percezione che sei a casa tua e questo è mio e io l'ho fatto, arrivi a collegarti al punto vero. Vuol dire che quando ti senti ospite, che nulla è tuo e non ti attacchi a nulla, riesci a cercare e a trovare Dio, riesci a cercare e a trovare te stesso. Manco cerchi Dio, manco cerchi te stesso se sei convinto che quello che ti dà il benessere e la gioia è quello che ti sta intorno. Quindi alla fine soltanto se io capisco che io non sono la mia terra, la mia patria, io non sono la mia casa non sono io, non sono la mia famiglia, non sono la mia macchina, non sono io il mio lavoro, non sono il mio denaro. Soltanto a quel punto posso chiedermi finalmente chi sono io e forse anche incontrarmi e anche trovarmi. E quello che aiuta in tutto questo
anche al di là della festa di Sukkot, una volta che abbiamo imparato il messaggio del considerare tutto provvisorio, è allontanarci da qualsiasi cosa nella nostra vita che è stabile. Cosa vuol dire? Anche le abitudini sono stabili. Le abitudini ci ingabbiano come la nostra casa dove noi ci sentiamo lì al sicuro. E finché torniamo costantemente in ogni situazione che si crea, simile a quella precedente dove noi abbiamo imparato che la nostra abitudine ci porta alla nostra isola di sicurezza e ripetiamo lo stesso cliché e torniamo allo stesso giro, finiamo che non abbiamo nessuna possibilità né di scoprire qualcosa di nuovo né qualcosa di più vero dentro di noi. Per cui anche durante tutto l'anno, anche quando torniamo dentro le nostre case, cogliere ogni occasione che abbiamo per combattere l'abitudine, con ogni trucco possibile e immaginabile. L'abitudine che da un lato poi non nego che c'è un aspetto dell'abitudine che è sano e salubre, avere delle buone abitudini, qualcosa di sano e salubre. Nessuno sta venendo a dire alzati ogni mattina all'ora che ti pare diversa, mangi ogni giorno un'ora diversa. Non di questo si parla. Ma le abitudini che per noi costituiscono esattamente quello che costituisce la droga per il drogato, che diventa una questione di dipendenza, poiché sono le nostre isole di sicurezza dove noi ci attacchiamo e torniamo a quelle in ogni situazione, sono esattamente ciò che ci impedisce di scoprire, di collegarci a qualcosa di nuovo, che cos'è questo qualcosa di nuovo? Sono semplicemente io stesso, il vero io, che è Dio stesso, che è dentro di me. E qualcosa che vorrei aggiungere, forse un collegamento ancora di questo nuovo senso della gioia, dove comincio a comprendere che la mia gioia vera non è collegata assolutamente, non può essere dipendente, perché ogni volta che è dipendente da qualcosa da fuori di me dimostra semplicemente che io non sono una persona gioiosa. Una riprova di tutto questo è nel periodo di Sukkot, qualcosa che viene definito c'è una famosa frase che io certo non citerò nel modo più corretto, come sempre io non so citare giusto, che chi non ha visto la Simchat Tshuva nella sua vita non ha mai visto veramente una Simcha. Chi non ha visto la gioia dell'attingimento dell'acqua, dello spargere l'acqua sull'altare, non ha mai visto gioia vera nella sua vita. Questa cosa qui non riguarda solo allora, ma deve riguardare anche noi, cioè c'è qualcosa per noi in questo da comprendere. Noi sappiamo che in tutti i sacrifici nel Beit HaMikdash, quello che era solito accompagnare il sacrificio era il versamento del vino intorno all'altare. E quando si arriva, e il vino tutti sanno, anche perché la Torah stessa dice, fa accompagnare le feste al vino, si fa la bracha, il kiddush sul vino, perché il vino dà gioia, semplicemente. E proprio nella festa che viene ufficialmente chiamata Sman Simchateno, il tempo della nostra gioia, dove sarebbe molto appropriato che venga usato il vino, stranamente non si versa il vino, ma si attinge, si versa l'acqua. Ora, chiaramente, se uno assaggia del vino, per chi gli piace soprattutto, ci sono. Se uno va a leggere sulle etichette in genere delle bottiglie buone di vino, ci sono dei poemi interi che descrivono gli aromi, e sono addirittura da ridere quando uno viene a dire come riesce a essere descritto tutto quello che uno può sentire nel suo palato assaggiando un buon vino. E questo viene paragonato al fatto che il vino ti permette di assaggiare anche i segreti della Torah, ma di sentirne il sapore, di avere gioia che è comunque collegata con qualcosa che tu puoi sentire. Se uno assaggia dell'acqua, più che dire che è bagnata,
a meno che non venga dal rubinetto e sappia di cloro, in genere non hai una soddisfazione di sapore nell'acqua. Quindi il collegare l'acqua proprio alla festa, che è quella più piena di gioia, ribadisce quello che abbiamo detto fino adesso. Il messaggio che la direzione della ricerca della gioia non è da quello che ti dà, che ha un buon sapore, che tu puoi sentire con piacere, ma è proprio da qualcosa che va al di là della logica, è al di sopra, come l'acqua, dove non trovi un suo sapore, è soltanto un annullarsi davanti alla volontà di Dio, e questo annullarsi ti permette questa rivelazione del tuo più profondo e vero io insieme a una gioia incredibile. Bezrat Hashem, non mi avventuro a tirare fuori altre cose, nella speranza che ci vediamo settimana prossima, perché non abbiamo toccato gli Arbat Aminim. Sono ancora tantissime cose da dire. Quello che abbiamo visto, la caratterizzazione questa volta della Sukkah come momento che ti insegna a interpretare sempre il mondo come qualcosa di provvisorio. Dopo dovremo parlare del messaggio dell'amore, dell'unione, dell'unità che ti dà la Sukkah e tutta la festa di Sukkot e gli Arbat Aminim. Però non voglio mettere tutto insieme. L'unica cosa. Ma perché non dovremmo vederci martedì? Ah, chiedo, perché a volte in mezzo a una festa la gente è occupata in altro e non c'è. Comunque, se c'è abbastanza persone, o anche una sola, a me va benissimo che ci vediamo. Desti tempi siamo purtroppo troppo poco impegnati. Ok, bene. Come dire che non tutto il male viene per nuocere, ma addirittura che a volte quello che sembra male viene per non nuocere, per fare delle cose buone. Un'ultima cosa che vorrei aggiungere, anche che sento, che so e che comincio a sentire un po' più profondamente. Noi parliamo e forse abbiamo, Bezrat Hashem, anche sentito qualcosa in queste feste, Yom Kippur, Rosh Hashanah, abbiamo sentito un risveglio, abbiamo sentito qualcosa dentro di noi. Ed è vero che poi Sukkot ha la forza di portare giù nella materialità tutto questo. E lo strumento nostro per rendere effettivo questo è attivare la gioia. Però è anche vero che tutto quello che ci viene come flusso di spirituale dall'alto, di comprensione in tutto un tratto, di sentire, tutto questo, questa luce che ci viene, non resta dentro di noi se noi non facciamo un contenitore dentro di noi. Cioè, quando alla fine di ogni festa, di ogni Shabbat, era uso dal Rebbe che passavano file, chilometriche di persone, e passavano con un bicchiere vuoto, e il Rebbe versava ognuno una parte del vino che era stato usato per la Birkat Hamazon, per la Avdalah, Kosher Bracha viene chiamato. Oltretutto è un vino che si rinnova. Cioè, nei video si vede sempre il segretario del Rebbe che continua a riempire il bicchiere, e di quel vino lì ne è stato conservato, e c'è un modo di aggiungere sempre altro vino allo stesso in una quantità minore di quella che è il vino del Rebbe, che trasforma così il tutto in vino del Rebbe, che contiene questa energia, queste brachot. Comunque il Rebbe ti dà una brachà quando ti versa, ti dà del vino, ti dà una brachà, però per ricevere, e le brachot del Rebbe si sa che hanno fatto miracoli dappertutto e quanto più non si può. Però se tu arrivi lì e Rebbe è pronto a darti brachot, come Dio è pronto da darti Shefa e grandi cose, però tu arrivi lì senza bicchiere, non è che deve essere un bicchiere pregiato per forza d'argento, un semplice bicchiere Khatpami di plastica. Se tu non arrivi lì con un bicchiere vuoto, niente, no, non puoi avere. Come se, un esempio che ho sentito, se uno ti dicesse domani. Ti arriva dei camion pieni di oro
in modo da riempirti completamente tutta la casa di oro. A quel punto, quando hai la garanzia che la cosa succede, che cosa fai? Svuoti la casa. Io saprei cosa fare. Svuoti tutta la casa, prendi tutti i mobili, il letto, rompi i muri per far posto, perché ogni muro per porta via posto a loro. Dice, ma sei pazzo? Dico, ma sono pazzo, oro, dopo mi posso rifare la casa che voglio. Cosa mi importa? Vuol dire che devi fare un contenitore. E il contenitore vero, reale, per tutto quello che noi riceviamo, che cos'è? L'unico vero contenitore che è capace è quello che viene chiamata un prendere una buona decisione. Achlata tova, che può essere una mitzvah in più, qualcosa che in genere non facciamo, oppure un migliorare un aspetto di una nostra mitzvah, fare più atti di bene, decidere un qualcosa, ma qualcosa di specifico, non qualcosa di astratto, perché qualcosa di astratto resta astratto. Mettere, abituarsi a mettere tzedakah sempre prima di accendere le candele o prima della tfilah al mattino, cioè ci sono mille cose che uno può decidere di fare o di migliorare, però prendere una cosa e farla. Quindi io propongo, invito che si approfittiamo di questi nostri incontri. Chi poi vuole dire la chlattà che prende, la buona decisione che prende, spesso e volentieri proprio l'essere insieme in un itvaduto, in un incontro chassidico, dirlo è qualcosa che poi dà anche la forza di più per mantenere la decisione. Ed è importante scegliere una buona decisione che sia in grado di mantenere, perché se scegli una cosa troppo difficile, impossibile, alla fine non ce la fai. Se scegli una cosa che non ti fa fare nessuna fatica, non fai un recipiente, è vero. Per cui devi scegliere una cosa con Sechel. C'è a che fare la famosa frase aiutati che Dio ti aiuta? Sì. Sì, può essere interpretato in questo modo, però non aiutati nel senso cerco io di risolvere il mio problema e poi Dio mi aiuterà. Qui è un aiuto un po' diverso. Faccio spazio dentro di me, e l'unico modo per fare spazio dentro me per una brachà è fare più la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio è fare spazio dentro di me, arrivare lì col bicchiere vuoto. Quindi prendere una mitzvah su di sé, questa è la chiave proprio. Se ognuno di noi cerca ogni volta di provare a prendere, a volte quando è troppo difficile uno la può prendere anche per un tempo determinato, per una settimana questo. Però abituarci a questa cosa qui, prendere una, anche comincia a smuovere la nostra vita. Sono in dubbio se parlare o non parlare della decisione che ho preso, però yalla, ne parlo. Ultimamente non mi è stato facile prendere buone decisioni, perché mi sembrava un periodo in cui alla fine non riesco a fare niente. E una delle più difficili ce l'avevo davanti e a un certo punto mi sono buttata. E vi descrivo la decisione, cioè più del solito mi succede di disperdermi dove i miei pensieri automatici mi portano a essere più avanti, più indietro, no, non in quello che sto facendo. Per cui quello che ne soffre soprattutto sono le brachot, le preghiere, che spesso e volentieri vengono dette in modo più, che da una parte sembra che leggo, dall'altra parte le sto dicendo a memoria, e se uno andasse al rallentatore probabilmente salterei 10 però, cioè mi vergognerei io stessa di come le faccio. Penso che può capitare non solo a me cose del genere. Però ho visto che ogni volta che io provavo a fermare questo processo era come se io avessi dentro un cavallo di quelli potenti, con una grande forza, che nessuno riesce a tenergli le redini, che corre, corre, chi lo ferma? Io provo a dire no, aspetta un attimo, e via. Ecco, come faccio a fermare questa cosa qua? E questo, altro che abitudine, diventa una cosa che proprio ti guida, tu non hai più non sei più alle redini, non sei, è il cavallo che è il padrone della carrozza.
A un certo punto ho detto senza pensarci, comincio e basta. E mi sono messa, e non è facile, mi sono messa col ditino sul sidur, parola, 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 a seguire ogni parola e leggere ogni parola. E tutto un tratto, adesso non so quanto durerà, non voglio che guardando rovino la riuscita, però ho visto che tutta la forza che questo cavallo potente aveva era anche e soprattutto una forza immaginaria, che io ho sentito questa forza, ma che mi faceva, mi convinceva che... aspetta un attimo... era semplicemente una forza che quello che mi diceva nell'orecchio è: non ci riesci, non ci puoi riuscire, è inutile che ci provi. Una volta che non ho ascoltato questa voce e ci ho provato, perlomeno in questi giorni la cosa sta andando come se tutto un tratto il cavallo si fosse messo a dormire, non ha più questa forza, non mi tira da dove vuole da tutte le parti, per cui non era vero neanche che era così difficile. Sembrava difficile, perché sempre lo Yetzer funziona così: ti fa la voce grossa e ti fa pensare che non ci riuscirai mai. Tu semplicemente non ascolti e cominci la cosa che ti sembrava impossibile, la cominci senza tanto pensarci. Tutto in tratto si svuota, il mostro si svuota e non ha più forza. Però questo anche ti permette di essere più centrato, di avere più spazio per ricevere altre cose. E questo è un esempio, per cui ancora una volta vi invito, ognuna di voi, chi vuole la dica, se no non la dica o la scriva, però abituarsi a prendere nuove buone decisioni, a metterle in atto, poi ci si può anche confrontare su queste, a volte parlarne può suggerire un'idea a qualcuno e può rafforzarci a vicenda. Ditemi cosa ne pensate. Scusa Ruti, la parasha della settimana. Non c'è parasha della settimana praticamente, c'è la parasha su Sukkot di Shabbat, per cui si leggerà una parasha che sarà collegata a Sukkot. Dopodiché la prossima parasha che leggiamo sarà a Simchat Torah, che sarà l'ultima parasha del Sefer Torah, e alla fine Shabbat successivo sarà Bereshit, del quale parleremo, perché Bereshit è un... spero che riusciremo a parlarne, perché è uno Shabbat molto importante. Grazie. Ruth, sì. Volevo dire una cosa. Questo che hai detto tu un problema che ho anche io, no? Mi rimane veramente difficile, e anch'io ho provato adesso a fare questo piccolo sforzo. Ti ringrazio, l'hai detto, perché visto che me l'hai, cioè lo Yezzerara, come hai detto tu prima, no? Però mi ha ripreso un cammino, è arrivato in automatico, e vorrei provare a rafforzare questa cosa qui, perché è veramente importante. E Blinneder lo prendo come cosa, perché è veramente una cosa che per me pure è difficilissima, questa concentrazione soprattutto nella preghiera, e vorrei provare a fare quello che hai detto. Blinneder. Ruth, io volevo dirti che sinceramente sei un vulcano. Di stimoli. Guarda, io tocco solo alcune parole chiave, perché veramente sennò non si finirebbe più. Intanto, di quanto, quando hai parlato del benessere materiale, della differenza tra l'instabilità, che è un benessere proprio veramente momentaneo, perché la materia poi piano piano uno se ne allontana e non rimane proprio nulla. Mentre a livello spirituale, per me anche un po' psicologico, perché ho fatto questo tipo di studi, e quindi quello che tu dici per me fa riferimento a tantissime cose che ho studiato, che ho elaborato, quindi è un percorso che sicuramente è superiore, perché lo spirituale va oltre. Per cui tutto il discorso pure della gioia, del benessere, dell'esempio che hai fatto, dell'oste, che, insomma, di quello che si va a ubriacare. Quindi veramente un vulcano di riflessioni. Però
Una cosa sulla quale mi voglio soffermare un attimo è che prima di Yom Kippur c'avevo, diciamo, vicino dei libricini, dei Siddur, e ne ho preso uno a caso. E mentre leggevo qualcosa riguardo a questo, sul timore di Hashem, e la paura che l'uomo, la differenza che l'uomo ha quando si sente in colpa, no? Di fronte a Shem, no? E non so se un rabbi gli risponde: felice è l'uomo che ha sempre paura, e fa tutta la differenza sui vari tipi di paure, e poi specifica: non è qualcuno che proprio vive nell'angoscia permanente, ma qualcuno che si appoggia a una coscienza nell'agire. Ed è stato molto bello quando tu hai fatto degli esempi senza portare nulla all'eccesso, cioè la gioia, non parliamo della gioia sfrenata di quello che si ubriaca, ma la gioia di quello che sa vivere bene, che sa trovare proprio nell'ambito e nell'interno di se stesso una neshama che l'avvicina sempre più a Dio, a Shem. E allora in questo testo diceva: ci sono due modi di vivere la vita, e uno è esattamente quello che hai detto tu, cioè uno è quello di vivere una serie di decisioni e tu sei padrone della tua vita, mentre c'è chi vive secondo una reazione. E allora se è così, penso sia scritto nella Torah, se tu decidi poi agisci. E c'è molta gente che non vive così. Questa è una cosa che io sento fortissima in questo momento della mia vita. Cioè di persone che vivono seguendo l'onda, non so come dirti, no? Che si lasciano trascinare dalla vita, forse come dice anche Giulia, dello Yetzer Hara che le prende, non lo so. Però se tu sei veramente, credo, padrone della tua vita e prendi delle decisioni con l'aiuto di Dio, e puoi andare avanti, non ti dico proprio con gioia, nel senso che, però con un sentimento e uno stato di benessere. Correggimi se sbaglio. Ti aggiungo un esempio che forse scuote, ma secondo me è molto adatto. Uno dei modi per vivere in un modo corretto, e ti dico, quando uno deve avere sempre paura, è una paura molto diversa da quella che uno pensa che è la paura. Sì, ci sono tanti tipi di paure, questo ho studiato. Ma prova a pensare se tu qualsiasi cosa stai facendo, in quel momento la vivi, pensando che un momento dopo potresti non esserci più. Ah, certo. Quindi non vivere nella paura, oddio, fra un attimo posso non esserci più, ma vivere quel momento come se quello fosse il tuo ultimo momento. Sì, sì, sì. Tutto prende significato, ogni parola, ogni cosa che dici, ogni cosa che fa, è quella, è tutto. Sì. Succede, il presente, il momento è tutto. Questo è uno dei metodi che uno può assumere su di sé quando viene tendenzialmente preso dall'automatismo, ma è anche il regalo che... noi scopriremo più in là la grandezza del regalo di questo periodo della corona che Hashem ci ha dato, quando si rivelerà più chiaramente tutto il bene che si nasconde dietro queste cose che in apparenza hanno anche tanto male, però ci ha semplicemente scombussolato l'abitudine, ci ha scombussolato la vita. No, pienamente d'accordo. Lo scombussolamento, uno sì, sì. Può incontrare finalmente qualcosa di più vero, perché fino a quel momento era andato secondo le sue abitudini in un modo completamente meccanico nella sua vita, per cui... un modo di vedere diversamente le cose. Poi inevitabilmente ho pensato a Pesach, inevitabile, perché per riempire il recipiente, per rendere questo recipiente vuoto, tu devi fare pulizia, certo. Devi togliere, certo. Se no non entra. È tutto questo. Quello che togli a Pesach, per Pesach è il chametz è la sensazione, sì. Dell'io, dell'essere, sì. Gonfio di noi stessi, sì. Però appunto ripeto queste cose qua che ci
piacciono, ce le diciamo e sono tanto belle, rischiano che restano lì molto teoriche se poi sì. non facciamo questa cosa di prendere una piccola decisione e di stare. Sì. Oggi sottolineo molto molto l'invito, due direzioni di lavoro, uno scombussolare un po' le nostre abitudini, cercare di essere meno dipendenti dalle nostre abitudini e l'altro di prendere delle buone decisioni. Grazie per i compiti. Li do anche a me. Sì, giusto. Tof, se qualcun altro vuol dire qualcosa... Da brava Morà Mara, la sa, decidete voi che cosa, se qualcuno vuole ancora aggiungere o se passiamo alla la sa. Vado. Vai. Il tuo internet è un po' problematico, Giulia. Allora. Ah sì, lo so. Adesso mi senti bene? Mi sentite? Adesso sì, poi certi momenti no. Sì. Sì, è vero, in questi ultimi tempi lo fa. Allora, prescrizione di dormire sulla succa. Secondo la normativa, anche un breve sonnellino va fatto dentro la succa. Così, infatti, si comportano coloro che sono scrupolosi nell'osservanza delle mitzvot. Non rimangono fuori dalla succa neppure per un sonnellino. Oggigiorno, però, molte persone tendono a essere più permissive per quanto riguarda il dormire e le ultime autorità rabbiniche hanno presentato molte argomentazioni per giustificare questo comportamento. Comunque, chi è timoroso del cielo è bene che sia rigoroso e costruisca una succa nella quale sia possibile abitare insieme con la moglie, così come fa tutto l'anno. Si faccia almeno in modo da potervi dormire da solo, perché se la succa non ha queste caratteristiche, non è valida neppure a posteriori. Oddio, vi faccio una rivoluzione, il Rebbe ti dice l'opposto, la Chassidut ti dice l'opposto, una Kabbala è l'opposto, cioè noi stiamo molto attenti a non addormentarci. Scusate, ma soprattutto le donne proprio non solo non hanno l'obbligo addirittura della succa, ci sono alcune donne che persino non, c'è là, è una domanda se debbano fare la berakha. Ma soprattutto dormire, no. Ma infatti io l'ho scelta apposta, no. Tamara. L'ho scelta apposta questa alakha perché mi ricordavo che Ruth diceva che Chabad non ce l'hanno questa cosa. No, ma non è solo la Chassidut, è proprio alakha. Quindi volevo capirci meglio. Non sto parlando con le donne, allora Blineder... Volevo capirci meglio. Blineder, metto sul sito quello che avevo scritto anni fa sulla spiegazione un po' perché non si dorme nella succa, e così capirete perché non si dorme nella succa, che se noi ne riparliamo anche settimana prossima di questo, e c'è un motivo per cui non conviene dormire nella succa. Poi dipende molto anche dal minag di ogni etnia, perché per esempio mio genero che è temanita, per loro assolutamente, in qualunque circostanza, bisogna assolutamente dormire nella succa. Loro se non dormono non si sentono neanche di proprio gente, anche Rabbanim, anche persino il mio consuocero che è vecchissimo e cerca assolutamente almeno un po', almeno una parte della notte di dormirci. Poi non so, ognuno... Comunque noi donne siamo esenti, questo è proprio sicuro. Non è un problema, e comunque poi le spiegazioni che ci sono per il non dormire sono le spiegazioni più mistiche, più di Kabbalah, più di però sono le spiegazioni interessanti e molto convincenti anche secondo me. E ricordiamoci quando entriamo nella Sukkah che io... Forse le donne non sono obbligate, ma certo non gli è proibito. No, assolutamente. Ecco, quindi quando si fa la brachà, ricordatevi che si guarda il schach,
E adesso che abbiamo un po' capito che cos'è il valore, lo schach, quando lo guarderemo anche con molto amore e ci sentiremo abbracciati da Kadosh Baruch Hu in quel momento ancora di più. Mezrat Hashem. Mezrat Hashem. Amen. Mezrat Hashem. Grazie Ruth. 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 Grazie Ruth.